La decisione in Francia del Premier Macron di imporre il Green Pass, il certificato verde, anche per accedere a bar, ristoranti, centri commerciali, cinema, teatri e trasporti pubblici del paese sta facendo discutere il mondo della politica tra chi pensa che possa essere un incentivo a convincere chi ancora non si è vaccinato, come è successo in Francia con un boom di nuove prenotazioni, e tra chi invece ritiene che non sia necessaria una misura così drastica. In Regione Lombardia le opinioni di maggioranza e opposizioni sono contrastanti. Per la Lega l'imposizione della certificazione verde per bar e ristoranti rischia di dare l'ennesimo colpo a quelle attività già colpite duramente dal Covid. La proposta del ministro Speranza di utilizzare il Green Pass per accedere ai ristoranti e ai bar è assolutamente inaccettabile. In questo momento che l'economia sta ripartendo, quindi le attività produttive devono ripartire dopo la crisi che hanno subito negli ultimi anni, e oggi le colpiamo nonostante i dati siano assolutamente positivi. Oltre il 40% degli italiani hanno fatto il doppio vaccino. In Lombardia i dati sono ancora migliori, si sono ridotte le persone che sono in terapia intensiva negli ospedali, e quindi qual è il motivo di inserire questa nuova norma restrittiva? Diversa la posizione del Partito Democratico regionale, che non esclude la possibilità di seguire l'esempio francese. Credo che l'idea di utilizzare il Green Pass come elemento di accesso a diversi servizi o anche a diversi locali sia da esplorare sulla scorta di quanto avvenuto in Francia. Lì si è visto che un provvedimento di questo tipo ha incentivato anche coloro che avevano più dubbi a prenotarsi per le vaccinazioni. E credo poi che non sia una limitazione alla libertà, ma è una modalità per esercitare la libertà in maniera più responsabile. Anche il Movimento 5 Stelle non esclude l'ipotesi di utilizzare il Green Pass per diverse attività sociali, accusando anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, di aver cambiato idea sulla questione troppo velocemente. Il presidente Fontana ha cambiato idea all'interno della stessa giornata. Bene, non possiamo permettere che la politica confonda i cittadini. Bisogna dare delle informazioni precise e prendere delle decisioni nette. Oggi dobbiamo tutelare imprese e cittadini, la salute dei cittadini. Se necessitiamo di un'estensione del Green Pass, personalmente ritengo che sia da valutare come ipotesi. Se ci sono soluzioni alternative che Regione Lombardia vuole portare ai tavoli, siamo disponibili a discuterne.